Ciao a tutte ragazze, questa mattina ho deciso di fare un video in cui non farò un tutorial ma giusto così per fare quattro chiacchiere perché comunque sono felice del fatto che gli iscritti piano piano stanno aumentando, mi fa molto piacere la mattina quando apro il computer, quando vedo nuovi iscritti, quando vedo persone che mi lasciano commenti, mi fa piacere sapere che ci sono persone che la pensano come me e che apprezzano quello che faccio, quindi vi ringrazio, grazie a tutti i miei iscritti e spero che diventerete sempre di più e che mi continuerete a seguire. Volevo dirvi che ricordarvi comunque il fine ultimo di questi miei tutorial, che non è farvi vedere come trucco io, comunque il anche, però comunque più che altro far conoscere a chi ancora non lo sa i trucchi naturali. Perché, perché voglio ribadire questo? Perché ultimamente, vabbè, lo sapete, io sono iscritta anche io ad altri canali di ragazze che si truccano e guardo i loro video, mi capita di guardare i loro video. Ultimamente mi sta capitando di vedere in particolare una ragazza che aveva detto che ultimamente gli erano usciti degli sfoghi, insomma iniziava ad avere problemi con la sua pelle. Questo, poi pure anche altre ragazze che avevano detto, dopo che ho usato per dire questi fondotinta o determinati tipi di prodotti, mi è uscita la dermatite, quindi per un po' non mi posso truccare. Allora, io già forse l'avevo detto quando avevo parlato di fondotinta tradizionale e di fondotinta bio. Noi donne dobbiamo avere la possibilità di truccarci. Se io mi voglio truccare ogni giorno, devo poterlo fare senza che mi escano dermatiti o sfoghi. Ecco, devo poterlo fare. Siccome ci sono dei prodotti che me lo permettono, io voglio farveli conoscere il più possibile, cioè ne voglio parlare, voglio che voi sappiate che ci stanno dei trucchi che non fanno male. E per esempio l'altro giorno è venuta una ragazza in negozio che aveva un ustione data dal tratto di matita. Lei si era messa la matita che si metteva ogni giorno, quel giorno sta matita gli aveva fatto questa reazione, perché comunque dipende anche un po' dal tipo di pelle, no? Sono alcuni tipi di pelle che si mettono dei prodotti 20 anni e non gli succede niente, magari delle persone che dopo una settimana iniziano già a non sopportare più quel tipo di prodotto, o altre persone particolarmente sensibili che come si mettono un po' di mascara, un po' d'ombretto, si iniziano a grattare gli occhi o iniziano a lacrimare. Ecco, quindi vedendo un po' questi fatti che ho visto su YouTube, o delle persone che mi capitano qui in negozio che magari vengono perché hanno sviluppato delle allergie, ci tenevo a ricordarvi soprattutto e a ribadire soprattutto il perché di questo canale. E ancora c'è tanta gente che non sa cos'è un inci, che non sa leggere le etichette, e hanno pure ragione, perché leggere le etichette non è proprio una cosa semplice, però è importante capire cos'è un inci ed è importante sapere ed imparare che prima di comprare un prodotto noi dobbiamo leggere quello che ci sta dentro, perché non ci possiamo continuare a fidare del marchio, perché spesso un marchio non è un marchio famoso non è sinonimo di qualità, un marchio costoso non è sinonimo di qualità. E quando cominciamo a vedere paraffina, PEG, e ve l'ho spiegato nelle review del fondotinta, parabeni, quando iniziamo a leggere questi ingredienti già possiamo immaginare, non che il prodotto fa schifo, che non sarà, la matita non farà un bel tratto, no, questo, che però se noi già siamo molto sensibili, ci laviamo la faccia e lacrimiamo, o spesso ci vengono sfoghi, arrossamenti, più o meno possiamo capire, forse questa matita mi darà problemi, forse mi darà allergie.
E spero che usciranno sempre più ditte di cosmetici bio, di cosmetici che ci possiamo mettere in faccia senza preoccuparci di ritrovarci pieni di pellicine o di pori attappati e di non avere occhi che lacrimano in continuazione. Quindi speriamo che escano sempre più trucchi bio, comunque quelli che ci stanno sono veramente ottimi. L'ultima sposa che ho fatto è stata venerdì scorso a Roma, bellissima, e abbiamo usato ovviamente trucchi bio e l'hanno fatto tutti i complimenti perché non si vede che uso dei trucchi che non sono magari MAC o non sono ditte super fighe o super pubblicizzate, sono prodotti eccezionali. Basta, spero che continuerete a seguirmi, che sarete sempre di più, e comunque vi ringrazio tanto a tutti i miei iscritti, vi ringrazio che mi seguite, che perdete tempo, che guardate le mie facce assurde e vi ringrazio. Un bacione a tutti veramente di cuore, ciao!